Storie italiane. Principessa Super Chef. In un'epoca dimenticata, nella magnificenza di Bellefleur, c'era una principessa di nome Sahara. Era una piccola e brillante creatura, amata e adorata da tutti nel palazzo. Ma la cosa più speciale di lei era che amava cucinare. Sembrano fantastici! Hanno anche un sapore fantastico! Sì, lo so! In effetti, Sahara sognava ad occhi aperti il cibo tutto il giorno. Sono commestibili? Vostra Altezza! E pensava anche a delle ricette. Principessa, doveva consegnare un compito sul ciclo di vita delle api. E? Questa è la ricetta di una torta al limone zenzero. Ups! Ed era sempre e solo in... Dov'è Sahara? In cucina. Sahara, stai preparando dei biscotti? Questi non sono biscotti, padre. Sono amaretti al cocco. La croccantezza della noce di cocco delicatamente sfogliata combina con la ricca dolcezza del latte e un pizzico della deliziosa essenza della vaniglia. Perfetti! È mezzanotte, Sahara. Per chi sono questi? Babbo Natale? Sahara sperimentava ogni spezia e ingrediente che le capitava sotto mano, puntando alla perfezione. Tutti si meravigliavano dei suoi piatti e con il tempo divenne una cuoca eccezionale. Delizioso! Forse dovrei andare in pensione. Mai! Sei il mio primo e unico insegnante. Una sera, però, decise di visitare la sua bancarella di zuppa preferita. Signora Potts, Vostra Altezza, stai chiudendo? Ah, sì, non ho più i soldi per gestire il negozio. Gli ingredienti sono troppo costosi. Oh, ma suppongo di poter fare un'ultima ciotola per la mia cliente preferita. Mentre la signora Potts iniziò a preparare la zuppa, Sahara la guardò affascinata. Il profumo dello zenzero e delle erbe è così fresco. Anche il modo in cui taglia con cura le verdure, con tanto amore. Ecco a te! Sento il calore della zuppa diffondersi in me. È un peccato che tu debba chiudere. Non sono solo io, cara. Il signor Bones, il panettiere, la signorina Berry Blossom, la proprietaria del negozio di tè e anche lo chef Rigatoni stanno tutti chiudendo. Sahara era inorridita. Quella sera, mentre si trovava nelle cucine, la sua mente era in preda a un turbine. Con le tue capacità, forse dovresti dimenticare la corona e aprire un ristorante. Ecco cosa farò. Cosa? Non puoi rinunciare alla corona. Oh, mi tengo la mia corona. Ma aprirò anche un ristorante. Il giorno dopo si mise al lavoro. Andò in giro ad assumere tutti i proprietari che stavano chiudendo i loro negozi e le loro biancarelle. Potrete lavorare senza preoccuparvi troppo. Concentratevi sulla cucina e io mi occuperò del resto. In men che non si dica, il suo nuovo ristorante era già in funzione e pieno di gente. È così buono. Mi sono mancate le sue zuppe, signora Potts. Ah, dovresti provare il tè di Miss Berry Blossom. Ti farà sentire così rilassato. Si stanno godendo il nostro cibo! La fama del ristorante crebbe e si diffuse in tutto il mondo. Un giorno entrò un gruppo di persone poco raccomandabili. Mi scusi? Oh! Oh cielo, mi dispiace tanto per loro. No, non preoccuparti. Il nostro motto è quello di servire ogni cliente che sia bello e affamato. Meraviglioso. Allora prendo la zuppa di castagne. In pochi istanti il loro cibo fu servito.
lo mangiarono con gusto. Il sapore di nocciola, questo sapore di terra è così buono! La signora Potts prepara le migliori zuppe. Ma questa è stata fatta dalla principessa stessa! Lo chef è una principessa? Ma certo! Il capo cuoco di questo raffinato locale è la nostra Altezza Reale di Bellefleur, Sara! Oh, allora vorrei complimentarmi personalmente con lei. Gli fu mostrato l'ingresso delle cucine, dove Sara si stava affrettando. Sei la principessa Sara? Perché sì. Cosa posso fare per te? Tu devi fare molto silenzio. Se gridi, i miei uomini distruggeranno il tuo villaggio. Il tuo ristorante e tutto ciò che ti è caro. Chi sei? Hai mai sentito parlare dei banditi di Fire Dog? Sono il gruppo di banditi più temuto che esista. E io sono il loro capo, Cobb. Cobb? Come la pannocchia? È il tuo vero nome? Silenzio! Poi chiese un'enorme somma in cambio della sicurezza del regno e della sua principessa. Senti, lo capisco. Principessa del regno o no, perdere il proprio ristorante è una catastrofe per uno chef. Fidati, io ero uno chef. Eri uno chef? Non per vantarmi, ma un ottimo chef. Allora, cosa farai, principessa? La mente di Sara lavorò velocemente. Non aveva intenzione di mettere tutti in pericolo. Bene, accetterò le tue condizioni se mi sconfiggi in una battaglia culinaria. Una battaglia culinaria? Sì, se vinco, lascerai in pace il mio regno, per sempre. Non sono obbligato ad ascoltarti. Non c'è onore tra i ladri. E che dire dell'onore degli chef? Se sei così bravo, una battaglia culinaria dovrebbe essere facile per te. A meno che tu non stia mentendo e non sia uno di quelli che bruciano omelette. Bene, una battaglia culinaria. Ma se vinco, mi prenderò il tuo ristorante, il villaggio e tutto l'oro che desidero. Ora, né il re né il popolo furono avvisati di questo accordo. Sara non voleva spaventare nessuno. Si allenò duramente per giorni. Perché non ci riesco? Devo vincere. Forse ho bisogno di una pausa. Quella sera uscì a fare una passeggiata e si imbatté in Cobb, che si stava rilassando vicino al ruscello. Ehi, principessa, sei qui per ammettere la sconfitta? Come no? Questi sono i tuoi ingredienti? Sì, ma sono solo per i miei bellissimi occhi. Saranno le tue mani a dover cucinare. Ah, cucineranno e vinceranno. Per favore, quando la smetterai? Ti preparerò una zuppa di castagne da capogiro. La signora Potts mi ha detto che ti piace molto. La tua zuppa ha un sapore molto simile a quello della mia cara mamma. Lei amava cucinare ed è per questo che ho seguito la strada della cucina. Ero un rinomato chef, conosciuto in tutto il mondo. Ma un giorno, un critico vendicativo decise di rovinare il mio nome e la mia reputazione. Oh no! Il mio vero nome non è Cobb. È Crestwater. Chef Crestwater? Ho sentito parlare di te. Le tue ricette sono di altissimo livello. Nessuno ha voluto più lavorare con me. Oh, Cobb. Beh, le cose si sono un po' surriscaldate, quindi mi sono dedicato a altri hobby. Rubare alle persone? Minacciandole? Esattamente. E ora, se vuoi scusarmi, ho una battaglia da vincere. Sara non si aspettava che Cobb fosse in questo modo. Come sono strane le persone. E io ho un regno da salvare. Arrivò il giorno della battaglia. Mi sono allenato con i migliori chef del mondo. In bocca al lupo. Staremo a vedere. La battaglia iniziò. Mentre Sara cucinava, Cobb diede un'occhiata. Che tipo di piatto ordinario ha intenzione di preparare? Cipolle, pomodori, i fagioli sono pronti. Adorabile. Alla fine, il tempo era scaduto. Per garantire la correttezza delle cose, i giudici non sapevano chi avesse preparato il piatto e quale fosse lo chef.
Il primo piatto consisteva in spaghetti piccanti cotti a fuoco lento nella dolcezza del latte di cocco. I giudici assaggiarono i loro bocconi. Mmm, delizioso! Il piatto successivo era polenta e fagioli in una ricca e cremosa salsa di pomodoro. È incredibile! Oh, Dopo aver mangiato a sazietà, arrivò finalmente il momento dell'esito. Il cuore di Sara batteva forte. Il suo piatto sarebbe stato abbastanza buono da salvare l'intero regno? Entrambi i piatti erano fantastici. Tuttavia, siamo stati tutti d'accordo che il piatto a base di polenta e fagioli è quello che ha conquistato i nostri cuori. Cosa? No! Sì! Il cuore di Sara sussultò di gioia. Si fece largo tra la folla piena di felicità. Il suo piatto aveva vinto la battaglia. Cobb, però, era furioso. Si scagliò contro la principessa. Com'è possibile? Ti ho visto usare nient'altro che fagioli e polenta. La polenta è solo farina di mais. Devi aver barato. Barato? Il mio piatto era composto da ingredienti di alta qualità e mi ha fatto guadagnare grande riconoscimento in altre terre. Perché non assaggi il mio piatto prima di dire che ho barato? E così Cobb si portò il mestolo alle labbra. Rimase davvero sbalordito. Gli ingredienti che aveva così maleducatamente disprezzato ora diventavano un miscuglio di sapori nella sua bocca. Questa consistenza è così meravigliosamente setosa e ricca. E questo sapore! Come hai fatto a raggiungere una tale finezza? Con quale scopo hai realizzato il tuo piatto? Ovviamente con lo scopo di vincere. Anch'io ho provato il mio piatto pensando a questo, ma non ero soddisfatta del risultato. Ho capito che il mio obiettivo come chef è quello di nutrire la mia gente con il miglior cibo possibile, un cibo che la renda felice e sana. In altre parole, cucini con amore. Ho dimenticato come si fa. Bene, un accordo è un accordo, principessa. Prenderò i miei uomini e lascerò il tuo regno in pace. Te lo sei meritato. Aspetta, e se ti aiutassi ad avviare il tuo ristorante qui? Lo faresti? Puoi tornare a fare lo chef. Cobb rimase commosso. Con le lacrime agli occhi, accettò la gentile offerta. E così il regno fu salvato dai terribili banditi di Fire Dog. Cobb, cioè lo chef Chestwater, aprì presto un nuovo ristorante in un'altra zona del regno. Con te! I clienti devono sentirsi accolti. Riproviamo con un sorriso. E con te! Sì, meglio. Di tanto in tanto si aiutavano a vicenda. I tuoi bellissimi occhi hanno bisogno di una mano? Sono un po' impegnati. A guardare cosa? Te! Così il nome di Sara si diffuse in lungo e in largo e anche la reputazione dello chef Chestwater iniziò a crescere. Questo dimostra che con determinazione, coraggio e un po' di magia culinaria, tutto è possibile.